questa cosa si intitola Entrare fuori, cioè presentazione del repertorio dei matti della città di Firenze prima ancora di scriverlo, cioè un matto è un capolavoro inutile, ed è una lettura che faccio io, che mi chiamo Paolo Nori, con Mirko Ghirardini al clarinetto e Gianluigi Gialla Paganelli al basso tuba, in collaborazione con la Nottola di Minerva. Chiedi cose strane, figlio, cose difficili da spiegare. Come fece il primo uomo a sapere che aveva fame e sete? E chiedi se sia lecito pensare che avere quella contezza sia costato vittime innocenti. Questo sconosciuto, che è lo sbaglio in cui si trovano a trovarsi, ha una storia molto particolare da raccontare, è molto forte, molto inquietante. Questa storia a me è arrivata 10 anni fa. 10 anni fa ho scritto un racconto di un uomo seduto al buio che ascolta soltanto un brano di un film di Wim Wenders, un film che si chiama Paris, Texas, e gli è successo qualcosa di terribile e che pensa a qualcosa di passato. E altre cose che magari dei testimoni mi hanno detto, gente che io ho intervistato, dei centenari che l'hanno conosciuta, che hanno conosciuto Leone Ginsburg, che mi hanno detto, anche il registratore, ma se non, quando non trovavo, diciamo, una lettera o un qualcosa che mi confermasse con quello che mi avevano detto, ho preferito non dirlo.